caccia a Margot e poi tante altre iniziative. Potete anche scriverci su Facebook, Dolceamaro Staccato Attaccato. Ah, o ancora dolceamaro@mediterraneonews.it. Ricordiamo che sono le 9:12, quindi esatto, tra poco si gioca. Sì, ma prima c'è il momento dedicato ovviamente alla cultura. E è venuto a farci visita un collega giornalista che ha scritto anche un bel libro e tra poco vi spiegheremo di cosa si tratta. Un libro molto dolce, anche dolceamaro volendo, perché parla di cioccolata. E allora facciamo entrare Giovanni Criscione, scrittore. Rimettiamoci i nostri posti. Buongiorno Giovanni, accomodi nel nostro salotto. Benvenuto all'interno di Dolceamaro. E allora, oggi non sei venuto a commentare notizie, non sei venuto a portarci informazioni, ma a parlare un po' di te stesso, di un lavoro che hai fatto. Sì, è un libro, si intitola La dolceria, buon aiuto, storia della cioccolateria più antica di Sicilia. È un saggio storico, ecco. Una storia d'impresa in particolare, una storia d'impresa che racconta come una famiglia di imprenditori, in questo caso i Bonaiuto, hanno iniziato la loro attività e l'hanno proseguita praticamente fino ai nostri giorni. Il libro parte dagli anni 20 dell'Ottocento. Nel 1820 un Francesco Ignazio Bonaiuto apre una aromateria in via Collegio a Modica. Via Collegio è l'attuale sede. Via Garibaldi. Ed è l'attuale sede del... Attuale via Garibaldi, che si chiamava così perché ancora nel 1820 Garibaldi non c'era, ma la cosa più importante era il Collegio dei Gesuiti adiacente, certo, a cui si chiamava via del Collegio. E in questa aromateria vendeva generi coloniali, spezie, eccetera, e tra le altre cose anche cacao, burro di cacao, cioccolata e cioccolata fina, che era credo la cioccolata in polvere o comunque quella raffinata. E da lì inizia la storia di una famiglia che per sei generazioni, quindi tantissimo, creato un piccolo impero del cioccolato a Modica. Questo Francesco Ignazio Bonaiuto nel 1854 muore. Questa è una ricerca storica, quindi tutti i passaggi sono documentati con ricerche d'archivio. E noi abbiamo trovato il testamento. In questo testamento, tra le altre cose, lascia al figlio Federico un fattoio del ciccolatte. Questa è l'espressione proprio nella lingua del tempo per indicare un frantoio nel quale venivano macinate le fave di cacao. Serviva praticamente a creare la materia prima poi per lavorare il cioccolato. Quindi il 1854 è l'anno in cui con certezza la famiglia Bonaiuto inizia a produrre cioccolato dall'inizio. Vorrei che facessimo un passaggio indietro. Sì. Se nel 1800 comincia a produrre cioccolato, in realtà è come se Modica cominciasse a produrre cioccolato in quel giorno. No, diciamo, questo non è automatico, perché in realtà Bonaiuto non è l'inventore della ricetta del cioccolato. È sicuramente uno che ha fatto uno dei fautori. Uno dei produttori, eccetera. La ricetta esisteva, certo. Era già nell'America centrale, nel Sud America, era già presente fin dalle origini. In realtà viene da lì il cacao. Arriva in Sicilia attraverso gli spagnoli. Modica è una enclave spagnola in Sicilia, i conti sono spagnoli, quindi questo ha fatto sì che ci fosse un travaso di conoscenze, di competenze, anche soprattutto per quanto riguarda la gastronomia, quindi anche molti dolci sono comuni, molte forme di torrone, molti alimenti sono comuni alla tradizione gastronomica spagnola. E il cioccolato rientra in questa in questo patrimonio gastronomico che ci viene dalla Spagna fondamentalmente. Noi non abbiamo documenti esatti per datare il cioccolato di Modica. Ci sono degli studi della professoressa Grazia Dormiente che già individuano intorno alla metà del Settecento dei nomi di cioccolatieri.
però anche lì noi non sappiamo di che tipo di cioccolata fosse, perché poteva essere una cioccolata tradizionale, una cioccolata come se ne facevano all'epoca, non necessariamente quella modicana, che, ripeto, è fatta senza aggiunta di grassi. Ok. E lavorata a freddo, quindi quella è la peculiarità. La peculiarità del cioccolato modicano. Da dove nasce l'idea di scrivere un libro addirittura su una famiglia che fa cioccolata? Allora, le sollecitazioni sono state diverse. Okay. La curiosità innanzitutto è la molla principale della ricerca storica. C'era anche un elemento, diciamo così, di attualità. Abbiamo visto prima nella rassegna stampa di Alessandro, le imprese sono in sofferenza, sì. I fondi per le imprese sono fermi a Palermo, eccetera. E quindi pensavo che potesse essere interessante oggi raccontare invece una storia di imprenditori che hanno avuto successo. Non per, diciamo, ma quasi per creare un po' un'ondata di ottimismo, cioè ci sono dei casi di successo e vanno studiati. Chiaramente il libro non racconta soltanto i successi dell'impresa, racconta una storia di sfide. Le sfide a volte si perdono, a volte si vincono. C'è per esempio la fase degli anni 60-70, gli anni del dopoguerra, quando il cioccolato di Modica entra sostanzialmente in crisi. È una crisi dovuta al fatto che sono gli anni, gli storici dell'alimentazione li hanno chiamati gli anni della gastroanomia, cioè della insipienza del cibo, il cibo senza gusto, il fast food, il cibo veloce, pronto, tutto già precotto, il ragù in scatola, perché bisogna essere veloci, rapidi, le merendine per andare a scuola. Quindi è sostanzialmente l'epoca dei dolciumi industriali. E il cioccolato artigianale, che ha costi maggiori, in tutta Italia subisce un pauroso arretramento. Quindi è anche una storia di crisi sostanzialmente. Poi negli anni 90 si entra invece nella fase della gastromania, cioè la fase opposta in cui il cibo, il gusto, la tipicità del prodotto diventano assolutamente centrali per il consumatore. Quindi è una storia però l'importante a mio avviso è analizzare i casi di successo e capire quali sono stati i punti chiave, i fattori di successo di un'impresa. Giovanni, senti, quando uno va a scartabellare tra le cose trova tante curiosità e rimane sbalordito da... Che cosa ti ha colpito? L'economia della neve. È la cosa, secondo me, più affascinante. È una pagina di storia straordinaria che troviamo all'interno del libro, naturalmente, e che abbiamo tutti dimenticato, perché insomma adesso abbiamo i frigoriferi, la refrigerazione, eccetera. Però nell'Ottocento ancora era in uso una industria antichissima, che era quella dell'estrazione della neve. Nei paesi, nei comuni montani, Giarratana, Chiaramonte, Monte Rosso, e poi sulle vette più alte degli Iblei, Monte Lauro, l'Arcibessi, vi erano delle neviere, cioè delle cisterne scavate nella roccia, dove d'inverno gli operai, i lavoranti che non andavano nei campi, perché i campi erano ghiacciati, raccoglievano la neve che cadeva, la mettevano dentro queste cisterne, la pressavano con delle pelli di capra per non congelarsi, e la pressione, poi ovviamente venivano chiuse, sigillate ermeticamente queste cisterne, con la pressione la temperatura faceva in modo che la neve diventasse ghiaccio, quindi blocchi di ghiaccio uniformi. In primavera aprivano queste cisterne e toglievano i blocchi di ghiaccio con i carretti di notte. Certo. Per non far subire sbalzi termici, li portavano nei paesi della provincia. E poi lì questo ghiaccio, nei documenti abbiamo trovato anche una, si chiamava ragione di squaglio, cioè era la percentuale che si liquefaceva, che era intorno al 20% del prodotto. Sì. Per l'esattezza dicono che sia del 22, però 22. È un giro d'IVA. Ok, giustamente. E poi arrivava nei centri Modica, Scicli, Ragusa, Pozzallo, e serviva per tantissime cose. Meraviglioso. Pensate, allora, il primo uso era quello alimentare, granite, sorbetti. Il secondo era quello della refrigerazione, per rinfrescare per esempio le bevande, le bibite. Si usava, immaginate in estate da noi con le temperature africane che ci sono, oggi non ce ne accorgiamo, abbiamo i climatizzatori eccetera, ma all'epoca si usava il ghiaccio per refrigerare. E poi un uso di conservazione,
per conservare la carne, il pesce, tutta una serie di alimenti che avevano bisogno appunto del ghiaccio per conservarsi. E infine anche un uso medico, antinfiammatorio. Prima c'erano gli amici di Vitality, la prima cosa che facciamo quando prendiamo una botta, una contusione, è mettere il ghiaccio. Oggi abbiamo il ghiaccio secco, all'epoca c'era la neve che si comprava nelle aromaterie. E la neve è, diciamo così, dalle carte che sono emerse, il settore da cui Bonaiuto ricavavano il maggiore profitto. Perché era una materia prima che si prestava a mille usi, per cui come dire, da lì si crea veramente un piccolo impero. C'è un capitolo che si chiama I signori della neve, proprio perché per far capire perché che racconta loro l'arricchimento attraverso questo commercio della neve. Senti, e invece il commercio del cioccolato com'è andata per allora, la famiglia Bonaiuto? Il commercio del cioccolato, dicevamo, inizia a varie fasi. Inizia negli anni... 50 all'incirca, no? Perché del 54 è il fattorio del cioccolatte e il periodo migliore sono gli anni 60. Gli anni 60 perché fino allora il cioccolato era un genere di lusso, costava molto. A partire dagli anni 60 comincia a popolarizzarsi, cioè diviene oggetto di un consumo più popolare, no? Anche altri ceti cominciano a consumare il cioccolato. Negli anni 80-90 dell'Ottocento, nelle fatture, nelle ricevute, nei documenti che abbiamo trovato proprio dell'impresa, la dicitura è fabbrica di cioccolatte, cioè significa che è diventata una piccola fabbrica, quindi una piccola industria sempre a dimensione familiare, però con tre operai fissi e tre avventizi. Con un macchinario di fabbricazione francese che ha sostituito il vecchio fattoio a mano che aveva lasciato è una macchina a vapore che serve, che fa lo stesso tipo di lavoro che faceva il frantoio manuale e poi con una lavorazione che rimane sostanzialmente artigianale che è quella con la pietra, sì. Con il metate, no? Che avrete visto sicuramente. Sì, mille volte. Mille volte, esatto. E il laboratorio della Bonaiuto ha a disposizione ben tre metate. Recentemente è stato rinvenuto il terzo metate che ha addirittura impressa la data su un fianco, che è 1866. Quindi da lì possiamo dire che la fase di massima lancio ed espansione va dagli anni 60 fino sostanzialmente alla prima guerra mondiale. E il punto di massima espansione e notorietà è il 1911, quando Francesco Bonaiuto, che è la terza generazione di imprenditore del cioccolato, vince a Roma la medaglia d'oro all'esposizione universale per il cioccolato e lo vince con alcune aziende che... Battendo la Ferrero, forse non esisteva ancora il signor Ferrero. Ancora non c'era. E tra gli altri premiati ci ha colpito che c'era una fabbrica di guanti di cui... Forse qualcuno avrà sentito parlare, fabbricavano guanti, era una certa fabbrica Trussardi. Ah, veramente? Che viene battuta da Bonaiuto? No, erano settori merceologici. Erano diversi, sì, certo. Erano premiati come artigiani. Sì, sì. Beh, questo sicuramente farà molto impressione. Sì, c'erano marchi importanti del Made in Italy anche allora, da cui poi insomma è nata una tradizione... Senti, la tradizione della famiglia Bonaiuto del primo dopoguerra, o comunque più che altro di quello che ci stai raccontando, anche quindi dell'inizio del Novecento, cosa è rimasto oggi? Allora, è rimasta sicuramente l'attaccamento alla tradizione, nei vari passaggi da un imprenditore all'altro, all'interno della stessa famiglia prima e poi alla famiglia Ruta successivamente, è un passaggio che avviene attraverso un'adozione. Spiegacela però, allora, il passaggio alla famiglia Ruta. Francesco Bonaiuto, che è quello che vince la medaglia d'oro a Roma, muore senza figli naturali. Però dà disposizione alla vedova di adottare una ragazza che è orfana di guerra e che ha sempre vissuto con loro. E questa ragazza poi sarà adottata e sposerà uno stretto collaboratore del laboratorio Bonaiuto, che è Carmelo Ruta. Che molti a Modica si ricordano, è morto nel 1992. Sostanzialmente chi ha la mia età se lo ricorda. Perfetto.
Carmelo Ruta è il papà di Franco Ruta, che è l'attuale diciamo, conosciuto un po' da tutti a Modica e non solo. Attraverso questo passaggio la famiglia Bonaiuto si collega ai Ruta, sostanzialmente. In questo passaggio sono stati mantenuti tutti i parametri. Hanno sempre rifiutato di passare alla lavorazione industriale. Sono rimasti degli artigiani. Adesso è un prodotto artigianale e diciamo, tale deve rimanere. Insomma, se... Questo ha frenato l'economia oppure è un punto di vantaggio? No, a mio avviso è un punto di vantaggio perché... oggi bisogna trovare una nicchia, non si può competere, soprattutto se si è di piccolissime dimensioni, non si può competere con i grandi gruppi, cioè quelli fanno un altro tipo di lavoro. Bisogna trovarsi una nicchia, e una nicchia che in questo caso è quella del cioccolato artigianale, che magari non farà i numeri del cioccolato industriale, però chiaramente è un settore che ha una sua... una sua importanza in Italia. Quindi è uno dei principi del marketing, no? Bisogna distinguersi, avere un posizionamento, certo, soprattutto nel caso del cioccolato di Modica, noi adesso siamo veramente su numeri alti. Io in questi giorni sono stato fuori un po' per presentare il libro in varie parti. La prima cosa che mi dicono: sei di Modica? Ah, a Modica c'è il cioccolato, cioè non viene associata a Quasimodo, non viene associata al barocco, viene associata al cioccolato, e forse... È una cosa positiva. Fatto di Quasimodo però sarebbe anche bene che ce lo ricordassimo. Sarebbe anche bene. Allora, salutiamo Giovanni Criscione, ricordiamo il titolo del libro, La dolceria Bonaiuto, storia della cioccolateria più antica di Sicilia, pubblicata da Edizioni Kalos Edizioni d'Arte di Palermo, tra l'altro. Bene, grazie Giovanni per averci fatto compagnia. Noi restiamo in tema di cibo perché adesso andiamo a cucinare. C'è Sicilia da gustare.